Sapete una cosa? Stasera volevo fare il post partita in cucina. Da stasera volevo cambiare location. Però poi, guardando la partita, ho pensato a un'altra cosa. Ho detto, facciamo in questo modo. Quando si giocherà uno schifo, i post partita li faccio in bagno. Quando si giocherà bene e la prestazione sarà stata positiva, i post partita li faccio in cucina. Così già dalla location potevate capire un po' la mia idea sulla partita del momento. Quindi stasera sto facendo il video in bagno e quindi sapete bene già la mia su questa partita. Un momento solo. Questo che avete appena sentito, questo intanto è lo scudetto che sta andando, che gira nel water, che se ne sta andando, e probabilmente è anche Rudy Garcia che sta scendendo dallo sciacquone. Io stasera forse... Ah, tra l'altro è arrivato adesso il gol dell'1-3, perché io stavo registrando questo video nei minuti di recupero, ho detto tanto non succederà niente, arriva il gol del 3-1. Bene, ancora, allora enfatizzo ancora di più quello che sto dicendo stasera. Contro il Bologna vi dissi, vedo miglioramenti, vedo una squadra che sta pian piano risorgendo. Stasera tutte quelle belle cose che ho visto contro il Bologna, contro il Lecce, contro l'Udinese, in parte contro il Real Madrid, tutte quelle cose stasera morte, sepolte sotto 50 km di fango, stasera proprio 100 passi indietro, 100 passi indietro. E so che questo video non lo guarderà mai De Laurentiis o qualcuno della società, però io stasera mi accodo ai Garcia out. Il tempo mi sa che ormai sta scadendo, siamo arrivati alla pausa. Io dissi, aspettiamo la pausa nazionale per poter pensare a un Garcia out o a un Garcia in. Io dopo stasera mi accodo definitivamente ai Garcia out, perché onestamente ragazzi, io stasera tutto quello che di bello che si era visto in queste ultime settimane, io stasera le ho viste proprio prese e buttate nel cesso. Stasera abbiamo perso solo 3-1. Abbiamo perso solo 3-1. Potevamo tranquillamente perdere 4-1, 5-1, 6-1. Il gol è arrivato grazie a una cazzata di Terracciano. Nel secondo tempo la rimessa di Caio De, un altro regalo. Però poi Osimhen non ne ha approfittato. Errori tecnici banalissimi. Squadra senza un'anima. Squadra senza... veramente senza un fuoco dentro. Il fuoco dell'anno scorso, ma anche il fuoco delle settimane appena finite. È tutto morto. Non c'è più niente, ragazzi. Non c'è più niente. Ed è per questo che io chiedo veramente a gran voce alla società di pensarci bene questa pausa, perché io ho seriamente paura che quest'anno il quarto posto non lo centriamo, perché questa sera italiano ti ha annichilito, ti ha distrutto, ti ha umiliato tatticamente, e su questa cosa diciamo potevo anche aspettarmela, perché italiano secondo me è 10 spanne sopra a Garcia. Ma io atleticamente stasera è una vergogna, ragazzi. Cioè, noi abbiamo giocato contro una squadra che ha avuto 2 giorni in meno di riposo rispetto a noi e giocavano meglio, proprio dal punto di vista atletico, sulle seconde palle, sulle riaggressioni, ragazzi, le riaggressioni. Cioè, questi hanno giocato giovedì, noi abbiamo giocato martedì e ci siamo fatti mettere le palle in testa da questi dal punto di vista atletico. Stasera, ragazzi, sono nero. Stasera sono nero. Perché io stasera ho visto tutto quello che si è fatto in queste settimane, prese, buttate nel cesso, e si è tirato anche lo sciacquone, come vi ho fatto sentire. Io proprio stasera sono delusissimo
incazzato nero e onestamente non ho grandissime speranze per il futuro, onestamente, lo dico proprio con sincera onestà, perché tu stasera proprio ti sei stato distrutto sotto qualsiasi aspetto tattico, atletico, delle motivazioni, e dici con Real, ho capito, con Real Madrid in Champions League, grazie che c'è le motivazioni. In casa contro la Fiorentina, quando l'Inter che pareggia, il Milan che ha perso, che ha vinto rubando a Genova, la Lazio che ha vinto e che ci ha fatto un favore con l'Atalanta. Cioè, ragazzi, tu adesso sei quinto a 3 punti dal quarto, dopo 8 partite. Il primo posto è lontano 7 punti, già dopo 8 partite. Capite che la situazione è grave? Cioè, noi a 8 giornate dall'inizio del campionato siamo già fuori dalle prime 4 con 3 punti di distacco. Io non so se vi rendete conto. Cioè, tu stasera eri obbligato a vincere. Non solo non hai vinto, hai giocato anche di merda. Hai giocato anche di merda. E meritavi di prenderne 4, 5, 6 stasera. E hai perso solo per 3-1. Poi volete continuare con questa crociata su Meret? Meret è il male del Napoli, speriamo. Io a questo punto, ragazzi, spero veramente con tutto il cuore che sia soltanto Meret il problema. Spero veramente che quando tornerà Gollini si prenderà la porta e non la perderà più. Spero l'anno prossimo che Caprile possa fare 100 volte meglio Meret. Poi però quando uno tra Gollini e Caprile farà le cazzate che sta facendo Meret, però mi aspetto lo stesso trattamento, perché onestamente io sto vedendo proprio nei confronti di Meret un accanimento veramente vergognoso. Cioè, veramente, Meret è la causa della guerra in Israele, Meret è la causa della guerra in Ucraina, Meret è la causa dei cambiamenti climatici, Meret è il male del mondo. Questo si sta facendo proprio una piazza ingrata sotto questa. Una piazza ingrata, ingrata. Volete dare la colpa a me? Fate quello che volete. Io vado oltre e dico che questo Napoli c'ha problemi ben più pesanti di Meret. Poi voi dite che è solo colpa di Meret. Io prego la Madonna che sia così e spero che da dopo la sosta Gollini possa iniziare a giocare, perché a questo punto io mi posso aspettare anche che Gollini giochi le prossime partite, perché Meret ormai, cioè, Meret proprio, ragazzi, per il suo bene è meglio che se ne va. L'anno prossimo è meglio che se ne va. Non rinnovate il contratto, fatelo andare via, perché sto ragazzo ormai qui non ci può stare. Veramente è soltanto. Si fa solo del male se resta, perché tanto ormai può fare anche 30 partite alla Neuer dei bei tempi. Verrà sempre comunque tacciato per la prima cazzata che farà. Il gol di Brekalo, secondo me, era molto potente. Gli passa sotto le gambe, però. Secondo me la reazione non era abbastanza per poterlo parare, però il prima che precede, diciamo, il gol di Brekalo, quello un po' così, perché sul palo immobile, poi non so che fa sulla linea, si butta dentro la porta, non so che fa. Il prima va bene, ma sul gol in sé, lì è un tiro basso, potente, a poca distanza dal portiere, il tempo di reazione non so se era abbastanza da poterlo parare. Però sul prima sono d'accordo, lì ha fatto veramente delle cose oscene. Sul secondo gol, quello di Bonaventura, è angolato. Se devo dare colpa a Meret, glielo do sul primo. Sul secondo non lo so, il terzo non l'ho visto perché stavo facendo il video. Quindi non lo so. Per voi Meret è il problema, lo spero veramente tanto. Ragazzi, che dire? Io lo ripeto. Spero veramente cioè, mi auguro che il Napoli ci pensi seriamente in questa pausa, perché onestamente Garcia stasera mi ha distrutto, specialmente coi cambi. Si rompe anche chissà, metti Raspadori. Ti accorgi di aver fatto una cazzata, metti Kai'Juste. E intanto 2 slot te li sei giocati facendo solo 2 cambi. E poi fai i 3 alla fine. Poi un'altra volta il 4-2-4 senza i centrocampisti, senza qualcuno che fa filtro e che ti butta la palla in avanti. Poi sicuramente il terzo gol sarà arrivato con un contropiede, visto che non c'era il centrocampo. Mi ci gioco tutto. Ragazzi, quinti dopo 8 partite. Quinti dopo 8 partite. Cioè, il Milan l'anno scorso ha fatto meglio, eh. Il Milan l'anno scorso a questo punto era ancora in lotta. Il guaio è arrivato a gennaio.
Vediamo di non farlo arrivare il guaio a gennaio, eh? Vediamo di come si dice, di anticiparlo. Perché se continuiamo così, ragazzi, noi non andiamo manco in conference. Ma tu sei sempre stato ottimista, diamo fiducia a Garcia, devi avere tempo. Da parte mia oggi il tempo è scaduto. Perché tu dopo le cose che hai fatto con Lecce, Udinese e Bologna, non mi puoi fare questo stasera. Mi dispiace. Io da stasera sono ufficialmente un Garcia out. Spero veramente che penseranno veramente tanto in questa pausa. Lo spero vivamente. Comunque, detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con le pagelle. Ditemi un po' la vostra nei commenti riguardo la partita. E niente, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete i miei video e aiutatemi a crescere. E niente. Ci vediamo domani. Bella pausa che ci aspetta. Bravo Garcia. Hai dato i biscotti ai giornalisti, eh? Hai dato i biscotti ai giornalisti per tutta la pausa. Poi adesso non rompere le palle se ti diranno di tutto questa pausa perché te le sei cercate. Quindi hai dato i biscotti. Adesso stai zitto e incassi. E veramente preparati. Perché secondo me, lo dico, stasera è stata l'ultima partita di Garcia a Napoli. Sarò esagerato? Può essere, però io dopo stasera, per me il tempo è finito. Buonanotte, ragazzi.